Eccoci qua, ci risiamo, buonasera a tutti, magari per qualcuno buongiorno, benvenuti nel mio canale Arte di Angie. Oggi vorrei mostrarvi come si fanno queste sandaline tipo alla schiava. Io ho di colore grigio chiaro con fiorellini bianchi e con lacci dietro. Sono fantastiche sul piedino della bimba, si mostrano molto belle. Ok, allora iniziamo. Innanzitutto noi avremo bisogno del materiale. Noi avremo bisogno due solette, una e un altro collo colori. Io preferisco, siccome ce l'ho già questo colore qua, grigio chiaro, io vorrei fare oggi bordeaux, color bordeaux. Ok, abbiamo bisogno di un'altra soletta, il filo, forbicini, uncinetto numero 175 e le solette, eccoli qua, di carta Eva, sono morbidi. Ok, prima di iniziare, se vi piace il mio video, iscrivetevi al mio canale. Mettete like e cliccate sul campanellino per ricevere la notifica del prossimo mio video. Iniziamo. Ho già detto che una soletta ce l'ho. Questa, la soletta è di numero, cioè sono 10 centimetri. Eccolo qua. E anche queste sono di 10 centimetri. Se avete la pazienza o se avete già fatto, meglio per voi. E io vorrei fare la seconda soletta di color bordeaux insieme a voi. Magari se qualcuno non sa come fare, iniziamo. Lavoriamo una catenina di 20 maglie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Abbiamo fatto 20 maglie e adesso mettiamo il dito sulla ventesima maglia e lavoriamo altri 3. 1, 2, 3. Nella ventesima maglia lavoriamo un aumento di 2 maglie alte. 1 e 2. Prossime maglie, fino al penultima, lavoriamo tutte maglie alte. 1, 2, 3 e così via, lavoriamo 18 maglie alte. Fatte 18 maglie alte, nella ultima catenella, eccolo qua, lavoriamo 5 maglie alte. 1, 2, 3, e 5. Prossimi, lavoriamo tutte maglie alte. Lavoriamo 18 maglie alte. Qui rimane un buchino, come sempre, noi mettiamo, chiudiamo col dito e questo codino tiriamo per chiudere. Ok.
e lavoriamo presto. Delle maglie alte, totale 18 maglie alte. Fatte 18 maglie alte e nella ultima catenella lavoriamo un aumento di 2 maglie alte, 1 e 2. Adesso chiudiamo il giro. Questa è la nostra prima catenella. Contiamo 1, 2 nella terza maglia. Facciamo un punto bassissimo e chiudiamo il giro. Adesso una catenella e in questi 1, 2 facciamo un aumento, cioè due aumenti con due maglie basse. Primo aumento e secondo. 1 e 2. Prossime 8 maglie lavoriamo maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Due maglie, mezza maglia alte, una e la prossima due. E adesso 8 maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Adesso 1, 2, 3, 4, 5. In questi 5 maglie facciamo, lavoriamo un aumento con 2 maglie alte, cioè 2, 2, 2, 2 e 2. Totale sarebbe 10 maglie alte. Primo aumento, 1, nella stessa, 2, secondo aumento, una maglia alta e seconda. Terzo aumento, una e due maglie alte. Quarto, una e due. Quinto aumento, una e due. Allora, questo filo io lo tolgo che non mi serve più. Adesso lavoriamo uguale come all'inizio, come all'andata, e al ritorno lavoriamo uguale. 8 maglie alte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 8 maglie alte. Adesso 2 mezza maglie alte. Una e nella prossima seconda mezza maglia alta. Prossimi 8 lavoriamo tutte maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Nelle prossime 1 e 2 lavoriamo due aumenti con due maglie basse. Primo aumento, il secondo.
Qui rimane un punto e lavoriamo maglia bassa e chiudiamo il giro nella prima catenella che abbiamo fatto all'inizio. Ok, abbiamo fatto il secondo giro, facciamo il terzo giro, facciamo 1, 2, 3 catenelle e facciamo 1, 2, 3, 4, 4 aumenti con 2 maglie alte. Primo aumento, secondo, terzo aumento, allora, e ultimo, quarto aumento. Prossime maglie fino al abbiamo fatto 4 aumenti e adesso lavoriamo 18 maglie alte. Uno, due, tre, e così via, lavoriamo 18 maglie alte. Fatte 18 maglie alte e adesso in questi 10 maglie centrali lavoriamo e in ogni maglia facciamo un aumento di 2 maglie alte. Primo aumento, secondo, e così via, lavoriamo 10 aumenti. Così facciamo 10 aumenti. Fatti 10 aumenti e adesso al ritorno lavoriamo uguale come abbiamo fatto all'inizio. E così facciamo 18 maglie alte e 4 aumenti. E così via, lavoriamo 18 maglie alte e ultimi 4 aumenti con 2 maglie alte. Fatti 18 maglie alte e 4 aumenti, 1, 2, 3 e 4. Ora è rimasto ancora un punto e lavoriamo una maglia alta. E chiudiamo il giro 1, 2 nella terza catenella. Chiudiamo il giro con maglia bassissima. Abbiamo fatto terzo giro. Quarto giro, lavoriamo tutte maglie basse. Una catenella e lavoriamo tutte maglie basse. Tutte maglie basse. E così via. Lavoriamo tutto il giro, maglie basse. Abbiamo fatto tutte maglie basse, adesso chiudiamo il giro e totale abbiamo fatto 74 maglie, cioè sì, il giro noi chiudiamo il giro come sempre. Facciamo una catenella invisibile, cioè la catenella per benino che sia la catenina originale. Eccolo qui. Come sempre, ho già fatto vedere nei video precedenti. Nascondiamo il filo nelle maglie.
Ok, questo possiamo anche tagliare il codino. Abbiamo fatto la soletta e mettiamo un'altra sopra. Abbiamo fatto due solette uguali. La misura è 10 centimetri, totale 74 maglie. Ok, adesso prendiamo la soletta di carta Eva, eccolo qua, abbiamo fatta, mettiamo nel mezzo, e con questa chiudiamo, giriamo, prendiamo il filo. Ok, prendiamo il filo e lavoriamo, scondiamo la soletta di carta Eva all'interno di due solette. Allora, intanto facciamo questo filo qua all'interno. Soletta dentro e lavoriamo tutte maglie bassissime prendendo la soletta bianca e la soletta di Bordeaux. Questo codino nascondiamo all'interno. Ok, e lavoriamo questo modo qua. Una, prendiamo bianco e Bordeaux. 2 e così via. Lavoriamo tutte le maglie. Prendiamo la soletta bianca e Bordeaux. La soletta rimane all'interno. E così lavoriamo tutto il giro. E così faremo tutto l'intorno. Finiamo la soletta chiudendo all'interno. Io ho l'ultimo punto da fare. Uno e due. Tiriamo il filo. Tagliamolo. Tiriamolo fuori dall'esterno, possiamo anche nasconderlo, tiriamolo fuori, eccolo qua, abbiamo tirato fuori. Ora possiamo prendere anche ago, prendiamo ago e nascondiamolo dentro la soletta.
qua. Abbiamo preso l'ago e nascondiamo all'interno della soletta il filo. E possiamo tagliare il filo. Allora, la soletta abbiamo fatta. Adesso continuiamo a lavorare. Cerchiamo il centro, eccolo qui, e contiamo dal centro 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. La settima, no, non l'ottava catenella. Mettiamo un marcatore, un marcatore. Ok, adesso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E anche da quella dal lato sinistra contiamo 8 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Nell'ottava catenella mettiamo un altro marcatore. Eccolo qua. Abbiamo messo marcatori. Adesso prendiamo il filo. Togliamo il marcatore, entriamo con uncinetto e prendiamo filo e tiriamolo fuori. Eccolo qui. E contiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Abbiamo fatto 20, una catenina di 20 maglie. Adesso togliamo questo marcatore e lavoriamo all'interno e tiriamo fuori con un punto bassissimo. Eccolo qua. Adesso lavoriamo in questo modo. Facciamo 1, 1 maglia bassissima. Seconda maglia bassissima, giriamo, e lavoriamo nel punto, eccolo qui, primo punto, lavoriamo una maglia alta. Adesso fino da quell'altro lato lavoriamo tutte maglie alte. Prendendo per questa maglia qua, eccolo qui, entriamo dentro, prendiamo il filo all'interno
all'interno, un po' difficile, ma eccolo qua. Giriamo, praticamente abbiamo preso due fili e lavoriamo maglia alta. Ragazzi, un po' difficile lavorare così, però. Oh, qui ho sbagliato. Cercate di fare il meglio possibile. E così lavoriamo tutte maglie alte. Fino a quell'altro lato. Facciamo tutte maglie alte. Siamo arrivati alla fine e lavoriamo un'altra maglia alta. E adesso contiamo 1, 2, nella terza, cioè scusate, 1, 1 nella seconda, una maglia bassissima. Eccolo qua. Ok. Adesso facciamo un'altra maglia bassissima prendendo il prossimo punto, giriamo e lavoriamo tutte maglie basse prendendo questo primo punto, tutte maglie basse, 1, 2, 3, 4 e lavoriamo tutte maglie basse. E andiamo fino alla fine. Abbiamo lavorato fino alla fine e qui prendiamo questo punto qua e lavoriamo maglia bassissima. Praticamente in questo giro noi abbiamo 22 maglie. Adesso andiamo avanti. Abbiamo fatto una maglia bassissima, ora facciamo un'altra maglia, 2, 3, 3, 4 e 5 maglie, praticamente 5 maglie. Ora abbiamo fatto 4 maglie bassissime, adesso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E ora vediamo sull'occhio. Diciamo, se vedete che è corta, possiamo anche fare 10 maglie. E contiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Nella decima facciamo una maglia alta e qui lavoriamo altre 3 maglie alte, 1, 2, 3 e 4, totale 4 maglie alte. Adesso facciamo altri 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E qui con 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Giusto. E adesso 1, 2, 3 e 4. La quarta, cioè 1, 2, 3, 4. Nella quarta facciamo una maglia bassissima. Voilà. Ora facciamo un'altra maglia bassissima prendendo un altro punto. Giriamo la scarpina, cioè no, da questo lato, scusatemi, e lavoriamo tutte maglie basse. Praticamente entrando in questo primo punto e lavoriamo tutte maglie basse. Anche qui entrando all'interno di questa maglia, di questo punto qui, che è un po' difficile come primo punto. Ok. Dio buono. Si sta 3 ore qui a entrare in un punto. Voilà, praticamente lavoriamo tutte maglie basse. Anche qui. Tutte maglie basse. Praticamente prendiamo 2 fili, eccoli qua. Ragazzi, scusatemi, è che è un punto un po' difficile questo qui per entrare all'interno e uscire un po' dura, però in qualche modo si fa. Oh, siamo arrivati quasi. Anche qui lavoriamo tutte maglie basse. Qui è più facile. Tutte maglie basse. E così arriviamo fino a questo punto qua. Tutte maglie basse. Arrivati tutte maglie basse fino all'ultimo punto. E adesso prendiamo questo punto. E lavoriamo maglia bassa, bassissima, cioè. Ok, adesso facciamo altre 2 maglie bassissime prendendo solo questo filo colorato, le maglie colorate 1 e 2. Adesso giriamo e lavoriamo tutte maglie alte. Iniziamo da questo punto qua. Uno e così via. Adesso è già più facile. Lavoriamo tutte maglie alte.
Se avete qualche domanda, scrivete, commentate. Se ci si capisce bene come spiego io, fatemi sapere, che è una cosa importante per me. Ora, in questi giorni c'ho più tempo e cercherò di fare più video possibili. Ok, siamo arrivati fino all'ultimo giro. Abbiamo detto, siamo arrivati all'ultimo giro e adesso contiamo 1, 2, nella terza catenella facciamo una maglia bassissima, una catenella e abbiamo finito la parte davanti. Possiamo tagliare il filo, poi dopo possiamo anche nasconderlo all'interno. All'esterno, diciamo. Possiamo anche fare in questo subito nasconderlo e possiamo tagliarlo perché è già all'interno della scarpina, della soletta. Ok, questo da noi e anche questo noi tiriamo fuori. Voilà. E anche questo nascondiamo all'interno. Questo codino possiamo anche tagliarlo. Voilà. La parte davanti abbiamo finito. E ora andiamo avanti. Cerchiamo queste quattro maglie. 1, 2, 3 e 4. Entriamo dentro e facciamo, lavoriamo 4 maglie alte. 1, 3, lavoriamo 4 maglie. 1, 2, 3 e ultima 4. Ok, abbiamo fatto e possiamo tagliare il filo. Tiriamo fuori. 4 maglie abbiamo fatto. Adesso andiamo avanti. Cerchiamo il centro dalla parte dietro. Qui io ho il centro e conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Nella dodicesima catenella metto il marcatore. Eccolo qui. Abbiamo fatto 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Anche dal lato sinistro contiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. E mettiamo anche qua il marcatore. Ok, abbiamo fatto. E ora facciamo, togliamo questo marcatore e all'interno mettiamo l'uncinetto. Prendiamo il filo. E facciamo 3 catenelle, 1, 2 e 3. E lavoriamo fino a questo
marcatori, totale 24 maglie. 1 abbiamo fatta, 2, 3, prendiamo sempre queste, solo queste maglie bordeaux. Se voi avete un altro colore potete prendere un altro colore, uguale, solamente queste maglie. E così lavoriamo 24 maglie alte. Scusatemi, non 12 ma 14, che qui abbiamo fatto 12, 13 e 14 maglie, non 12, 14, perché qui rimane troppo spazio tra la metà. Scusatemi ancora, sono 14 maglie da un lato e da 14 maglie dall'altro lato. E ora lavoriamo come prima 28 maglie alte. 1, 2, 3 e così via, lavoriamo 28 maglie alte. Siamo arrivati alla maglia 28, ecco, io sto facendo ultima, facciamo una catenella, giriamo e al ritorno lavoriamo tutte maglie basse. Lavoriamo tutte maglie basse fino a questo lato. Fatti 28 maglie basse, 1, 2, 3 catenelle, giriamo e al ritorno faremo sempre 28 maglie alte. 2, 3, 4, 5 e così via, lavoriamo fino a questo lato qua, tutte maglie alte. Abbiamo fatto tutte maglie alte e adesso al ritorno una catenella, giriamo e al ritorno facciamo tutte maglie basse. Così alla fine facciamo tutte maglie basse. Abbiamo fatto tutte maglie basse e adesso lavoriamo diversamente. Facciamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Prendiamo questa linguina che abbiamo fatto all'inizio, questa. E lavoriamo 4 maglie basse, 1, 2, il filo nascondiamo all'interno, 3 e sempre questo punto brutto, 3 e 4, 4 maglie basse. Adesso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Abbiamo fatto 9 maglie e qui invece prima abbiamo fatto già le maglie basse. Adesso facciamo così, faremo 13 maglie bassissime, in questo modo qua. 1,
due, tre, quattro, cinque, sei, sette, nove, dieci, undici, dodici. 12, possiamo fare anche 13, ma se voi lo volete qui dietro, tipo questa apertura qua, vedete questa, se volete lasciare più largo, magari è meglio che così piedino della bimba entra meglio. Così facciamo, lasciamo 4, dai, è meglio. Sì, abbiamo fatto 12 maglie bassissime. Adesso facciamo 1, 2, 3, giriamo e faremo in questo modo qua una catenella, un punto abbiamo già fatto e prossime facciamo tutte maglie alte 1 2 3, prendiamo da qui e questo tutti e due insieme 4 5, 6, 7, 9, 10, 11 12. Adesso questo giro, queste catenelle, lavoriamo tutte maglie alte. Lavoriamo 9. Allora, 2, 4, 6, 8, 9. Lavoriamo 9 maglie alte. Punto un po' difficile, ma va bene lo stesso, così perlomeno si va a pari che non sarà rigirato. Vedete, quando si va a pari direttamente si passa di qua, così prendendo tutti e due fili. Allora, questo nono punto. Okay, qui lavoriamo 4 maglie alte, 1, 2, 3 e 4. E qui lavoriamo 9 maglie alte in questa catenina, in tutte maglie lavoriamo maglie alte. Oddio, questo punto io odio, però alla fine sarà bello. Sì che facciamo tutte e 9 maglie alte. Ultimi due. Finalmente. E ora lavoriamo 12, ancora 12 maglie alte. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Qui abbiamo 1, 2, 3, 4. Spazio, abbiamo lasciato lo spazio di 4 molli. Ok, adesso una catenella, giriamo e lavoriamo tutte maglie basse. Lavoriamo tutte maglie basse. E così fino alla fine lavoriamo, fino a questo punto qua, lavoriamo maglie basse. Fatte tutte maglie basse, eccole qua, tutte maglie. E ora facciamo 1, 2, 3, giriamo e lavoriamo 12 maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 e 12. Una catenella, giriamo e lavoriamo 12 maglie basse. Undici e 12. Ok, una catenella. Abbiamo fatto maglie basse, si taglia il filo e si tira fuori. Ok, adesso prendiamo da questo punto qua, primo punto, prendiamo il filo e lavoriamo 1, 2, 3, 3 maglie, 3 maglie e poi il prossimo facciamo 12 maglie alte, praticamente totale. Dodici maglie alte.
abbiamo fatto 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Una catenella, giriamo e lavoriamo tutte maglie basse. 12 maglie basse, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e ultimo 12. 3 maglie alte, 1, 2, 3, cioè 3 catenelle, e lavoriamo maglie alte, 12 maglie alte. Lavoriamo 12 maglie alte. Undici e ultimo 12. Ok, adesso lavoriamo. Lavoriamo 11 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Cerchiamo il centro dove erano queste 2, 4 maglie, 4, sì, 4 maglie e faremo, per non sbagliare, qui 4 maglie alte. Io ogni tanto sbaglio anche, poi dopo devo, tutte le volte disfaccio tutto. 3, 4. Ora vediamo se ho sbagliato. Si rifà. No, non ho sbagliato. Sicché andiamo avanti. Abbiamo fatto 4 maglie alte. E adesso facciamo altri 11 catenelle. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. E qui facciamo 12 maglie alte. 1, 2, 3, 5, 6, 7, questo filo nascondiamo nel lavoro, 8, 9, 10, 11 e ultimo 12, una catenella, giriamo e lavoriamo tutte maglie basse. 2 maglie basse. Ok, questo filo che non serve più, tiriamo un gocciolino e possiamo anche toglierlo. Voilà. E anche questa catenina di 11 maglie, tutto il giro, lavoriamo tutte maglie basse.
fino alla fine. Fatte tutte maglie alte, eccolo qui, se secondo voi qui avete più troppo largo potete sempre fare 9 maglie, andare sempre con 9 maglie, oppure se pensate che largo meglio. Così perlomeno la gambina della bimba non sarà troppo stretta. E qui invece si lega. Ok, andiamo avanti. Lavoriamo. 1, 2, 3. Giriamo e lavoriamo tutte maglie alte. Maglie alte, e così via, lavoriamo da soli fino a questo punto qua. Abbiamo fatto tutte maglie alte e adesso facciamo una catenella. Giriamo e lavoriamo 12 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11 e 12. 3 catenelle, giriamo e lavoriamo 12 maglie alte. 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Una catenella, tagliamo il filo, voilà, e tiriamo fuori. Noi abbiamo fatto seconda altezza, seconda striscia. Se volete lasciare così potete anche lasciare, altrimenti io faccio la terza striscia. Adesso da questo lato qua invece prendiamo dalla fine, diciamo, dalla parte dietro. Qui prendiamo due fili, uno e due, prendiamo il filo e lavoriamo maglie basse. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 8, Madonna, questo codino, 9. Oh, 10, abbiamo fatto 10, 11 e 12.
3 catenelle, giriamo e lavoriamo 3 maglie, 12 maglie alte, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, e qui c'è l'ultimo che è nascosto, 11 e 12. Ok, una catenella, giriamo e lavoriamo maglie basse, 1, 2, 3, e così lavoriamo tutte maglie basse, 12 maglie basse. E 12. Adesso faremo 9 maglie basse e 9 catenelle, scusate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Cerchiamo il centro, eccolo qui. E lavoriamo 4 maglie alte, 1, 2, 3 e 4. Giriamo un po' per non sbagliare. Mi sembra che di non aver sbagliato. No, tutto pari. Anche qui facciamo 9 catenelle, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E qui lavoriamo maglie basse, cerchiamo la prima catenella, eccolo qua, il primo punto, e lavoriamo maglie basse. Ah, l'ho persa. Lavoriamo maglie basse, 1, 2, e così lavoriamo 12 maglie basse, 3, 4, 5 e così via. Lavoriamo maglie basse. Allora, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11 e 12. 3 catenelle, giriamo e lavoriamo maglie basse. Scusate, maglie alte. Tutte maglie alte, tutto il giro. Anche dove c'è la catenella, la catenina di 9 catenelle, lavoriamo tutte maglie alte. Questo noi facciamo penultimo giro. Ok, 12. E poi andiamo avanti, lavoriamo tutte maglie alte. Intanto questo filo lo tolgo che mi dà noia. Andiamo avanti, lavoriamo tutte maglie alte. Sempre le nostre famose punti difficili, ma non è tanto difficile, basta lavorare nel modo giusto e saranno
facili. Ok, tutte maglie alte. Ripeto, se avete delle domande, fatemele, scrivete, commentate, condividete con vostri amici, con parenti, con amiche. Condividete nei vostri social. Potete fare anche diversi colori. Dei sandalini alla schiava. Io sinceramente ho visto sulle gambine, sui piedini della bimba. Madonna, sono stupende, credetemi. Anche qui lavoriamo tutte maglie alte. Questo penultimo giro e quasi abbiamo finito. Una catenella, giriamo e faremo tutte maglie basse. Ultimo giro. Tutte maglie basse. Tutto il giro, lavoriamo maglie basse e abbiamo quasi finito. Se volete potete fare più alto, un altro giro, per esempio, 1, 2, 3, se volete potete fare anche quarto, però per me va bene anche 3. Se no potete fare anche due più bassi. Via, lavoriamo tutto insieme. Lavoriamo da soli. Ultimo giro di maglie basse. Abbiamo finito l'ultimo giro. Catenella e possiamo anche tagliare il filo. Eccoci. Poi andiamo il filo, tiriamo lungo il cilino e eliminiamo. Poi vediamo dove c'è ancora il filo rimasto, il codino, eccolo qui. Tiriamo e eliminiamo, anche qui è uguale, tiriamo e eliminiamo, poi vediamo dove c'è un altro, il resto l'ho eliminato. Ok,
Adesso prendiamo qui dietro dove c'è l'apertura, prendiamo in questo angolino e faremo ultimo ultimo giro una catenella e facciamo dove c'è maglia alta, facciamo due maglie basse, 1 e 2. Dove c'è maglia bassa, giro di maglia bassa, facciamo una maglia bassa e così via. 2 maglie basse, una maglia bassa, 2, 1, 2 e 1. Uno, due e uno. Praticamente stiamo creando le archette, le asole dove mettere, dove puoi tirare il filo per lacci. Uno, due, una catenella. Uno e due e ultima catenella. Adesso possiamo fare una catenella e nello stesso punto apriamo un'altra maglia bassa, un'altra maglia bassa, e qui possiamo, o se volete fare altro giro di maglie basse, oppure io di solito nel mio caso io faccio 2 maglie a basse all'inizio e prossime faccio tutte maglie bassissime per non alzare troppo in su, tutte maglie bassissime. Così fino a questo punto qua, a questo angolino, facciamo tutte maglie bassissime oppure maglie basse, come volete voi. Arrivati a questo punto dove ci sono 2 catenelle, 2 maglie, faccio una maglia bassa, un'altra maglia bassa, una catenella, nello stesso punto un'altra maglia bassa e al ritorno facciamo dall'altro lato, facciamo 1, 2, una maglia, dov'è? Una maglia bassa. Nel giro dove c'erano maglie alte facciamo 2 maglie basse e dove c'era una maglia, un punto basso, facciamo un punto basso e così via. 2 e 1. Uno, due e uno. Creiamo ultimo arco, ultima asola e contiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Abbiamo fatto 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e ultimo. Cerchiamo l'angolo, maglia bassa, e qui possiamo fare o maglia bassa oppure maglie bassissime. Io preferisco ma fare maglie bassissime. Angolo e maglie bassissime per arrivare dal punto dell'inizio. 1 e 2. Arrivati, tolgo il filo, tiriamolo fuori e chiudo il giro.
cerco l'angolo, lo tiro all'interno. E chiudo il giro. Qui invece questo filo qua lo tiro, ecco, nascondo questo filo nelle maglie, oppure con l'ago, ops, sta cascando. Voilà, prendiamo l'ago e nascondiamo il filo all'interno delle maglie. Come volete voi, io faccio in questo modo qua, nascondo tra le maglie. Così perlomeno non si vedono le cuciture. Questo è l'ultimo giro che abbiamo fatto. Voilà, togliamo il filo. Ok. Cerchiamo di togliere questo filo qua, che non serve più. Ok, abbiamo finito. Cerchiamo come si chiama, eccolo qua, un modellino, mettiamo dentro, voilà, modelliamo un po', e ora non ci resta che da fare ancora il cordino, come questo. Per il cordino io di solito faccio in due colori. Prendo una bianca e una bordeaux. E faccio sempre, come faccio le stringhe, la stessa procedura, faccio in due colori. E faccio 150 maglie. Scusate. 150 maglie faccio. E così lavoriamo da soli con 150 maglie. Oppure potete mettere solo il filo bianco, la stringa, cioè il cordino bianco. Uno. Così mettiamo il cordino per la legatura dietro. Ok. Ma secondo me è anche meglio con la stringa bianca, no? Secondo me sì.
Buono è ultimo. Voilà. Qui, come sempre, si fa un piccolo nodino e si taglia il filo. Uno e ultimo. Due. Voilà, il sandolino è pronto. Bisogna aggiungere il fiorellino. Praticamente io ce l'ho uno. Fate i fiorellini oppure mettete sul vostro gusto. Facciamo due fiorellini. Due fiorellini, noi facciamo in questo modo. Facciamo uno, due, tre catenelle, poi una maglia doppia alta, un'altra maglia doppia alta, 3 catenelle. E maglia bassissima, ancora 1, 2, 3, una maglia alta doppia, 1, 2, 3 catenelle, maglia bassissima, e così ripetiamo 5 volte per fare fiorellino. Uno, due, uno, due, tre, uno, due, tre, una maglia alta doppia, 3 catenelle, una maglia bassissima, abbiamo fatto 4, 1, 2, 3. 2 maglie doppie alte, 1, 2, 3, maglia bassissima, tagliamo il filo, tiriamo fuori e da dietro questo codino tiriamo, voilà, il fiorellino è pronto. Leghiamo dietro, così, e possiamo tagliare il filo. Voilà. Puliamo un po' il posto di lavoro. Ok, adesso prendiamo o le piedine o qualcosa del genere. Io ci ho un po' le perline, prendiamo un pollo di collo, oh, e mettiamo la perlina e aggiungiamo sul sandalino. E così facciamo 1, poi 2, 3 e 4.
praticamente farò insieme a voi un altro fiorellino. 1, 2, 3, doppia maglia alta. 1, 2, 3, ops, 1, 2, 3 e maglia bassissima. 1, 2, 3, doppia maglia alta. 1, 2, 3 e maglia bassissima. E così lavoriamo. 4, 1, 2, 3, 4. 4 fiorellini, come su questo. 1, 2, 3 e 4. E ora prendiamo i fiorellini. Mettiamo un po' di colla, oppure potete anche cucirli. Mettiamo uno primo, così, e intanto uno, e uno si mette primo sopra, così non si sbagliano le misure, cioè la distanza, e uno sopra. Ok. Uno si mette qua, e ultimo si mette nel mezzo, eccolo qua. Voilà, sandalino è pronto. Che ve ne pare? Abbiamo, voilà, allora a questo punto noi abbiamo finito il sandalino. Il secondo lavorate da soli. Vi ringrazio per la vostra attenzione, vi ringrazio di esserci insieme con me. E iscrivetevi al mio canale, mettete like e cliccate sul campanellino per ricevere la notifica del mio prossimo video. Vi ringrazio ancora a tutti e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao! Un bacione, ciao bimbe, a presto, ciao ciao.